stati elaborati per il caso sperimentale dei progettini MAD, circa 331 in totale. Il lavoro di controllo al fine di mettere i progettini MAD corretti è continuo. Occorre verificare l'esistenza in vita degli esseri metalli, cercare eventualmente subentrante di difetto, ricalcolare il cambio su eventuale segnalazione o cambiamento del reddito annuale, decessi, immigrazione, cassa integrazione e licenziamenti. La conoscenza dello stato civile e virtuale dell'utenza e del nucleo familiare permette una migliore gestione del ricalcolo canone da applicarsi che segue, appunto, l'andamento familiare. Il controllo si svolge sulla sedia dell'ente almeno di un anno, su richiesta dei diretti interessati. Dall'ente sono state spedite 67 domande per accertare l'eventuale possesso dei requisiti inutili per permanere nell'alloggio elettrico e la situazione virtuale relativa. Tra questi sono stati effettuati 34 ricalcoli in fase di iscrizione delle famiglie, previa nuova modifica di tutta la comunità del centro regionale dello Stato di materia. 33 pratiche di lavorazione, tra cui alcune pratiche sulle quali valutare l'eventuale procedimento di avvio di cadenza, i ricalcoli effettuati interessano canoni per circa 50.000 euro. Tra novembre e dicembre 2015 sono stati inviati 32 sollecitazioni su morosità pluriennali ERP per circa 190.000 euro. Gli utenti non pagatori con 3 o più annualità non incassate sono 67. L'introduzione del sistema di pagamento con MAP ha recuperato una parte di questa utenza, maggiormente però per il secondo semestre 2015 e per il primo quadrimestre 2016. Il recupero morosità progresse è in continuo aggiornamento anche con piccoli ricorsi da parte di una decina di utenti che hanno chiesto la realizzazione del dovuto come la matricola 117 del 2012. Sempre nello stesso periodo, novembre-dicembre 2015, sono state sollecitate morosità su 23 utenti posti in cadenza per 470.000 euro, fascicoli decennali sui quali procedere per capire le finalità di cadenza effettive. A marzo 2016 sono state sollecitate morosità da gennaio 2015 a gennaio 2016 a circa 63 utenti ERP e a circa 8 utenze non abitative, per un totale di circa 15.300 ERP e per un totale di circa 7.000 euro non abitativi. Questi ultimi solleciti sono risolti con diverse presentazioni di bollettini già pagati, persi causa sistema non potuto affidabile di rendimentazione. Al momento i bollettini MAP, oltre che in CEPA, vengono inviati dentro una file del sistema MAP 2016 presi da abitativi e non abitativi. Le indennità di decadenza, i pagamenti effettuati di fuori dei MAP, i bonifici sono registrati dentro i relativi file anno per tira. Per le entrate ERP non siamo ancora in grado di indicare percentuali di incremento degli incassi effettivi, sicuramente sono stati incrementati i recuperi anche alla raccolta di documentazione relativa a pagamenti già effettuati, così da rimuovere più chiaro della situazione. Questa è la relazione degli uffici. Scusi, assessore. No, mi scusi, lei mi lasci terminare. Lei ha letto il tutto, non ancora tace. Mi lasci terminare. Consigliere Fiasco, è la volta a cena, la volta a pranzo. Grazie, Grazie. Assessore. Legge tutto e non risponde su nulla. Così, consigliere. Prego, velocemente. No, volevo ringraziare l'assessore, se quella relazione ce la fa vedere, se è possibile, perché da quello io poi vorrei proporre una mozione di interrogazione. E lo ringrazio perché comunque ha dato delle risposte e aveva una relazione che è data pochi giorni fa, quindi non so se è stato fortunato o se il consiglio è stato convocato ad hoc dopo questa relazione. E mi dispiace che non ha terminato il suo intervento, perché lo stavo ascoltando, anche se mi minacciava continuamente con lo sguardo, no, però se questa relazione la vuole depositare e mettere agli atti non è, se si può fare, Presidente del Consiglio, vorrei avere questa relazione, perché poi parla anche degli immobili, quindi se l'assessore la ha per mail, me la manda per mail, me la stampa, farebbe un favore perché è interessante e quindi credo che vorrei leggerla prima di andare a parlare e leggerlo fra 200 giorni. Grazie.